L'iniziativa veramente è bellissima e non è neanche difficile da realizzare, anche perché prevede delle semplici attenzioni, delle pedane che rendono un'accessibilità sulla battigia più facilitata e, diciamo, nella vicinanza di un parcheggio da dedicare. Da un punto di vista Casalvelino c'è, spero che anche gli altri comuni del litorale, Ascea, Pollica e Pisciotta, ci siano anche loro. Adesso sicuramente insieme al Presidente prepareremo un protocollo d'intesa con un bel disciplinare, così cercheremo, ecco, di presentarlo eventualmente al piano di zona e all'attenzione dell'assessore Matera, assessore al turismo e assessore regionale alle politiche sociali. È stata, insomma, una giornata all'insegna proprio di una riflessione per quello che è diciamo, l'accessibilità al mare per persone con disabilità. Purtroppo sappiamo benissimo, insomma, che la fascia costiera del Cilento in alcuni casi ancora ha delle criticità che potrebbero essere appunto sorvolata dall'idea che propone il presidente dell'associazione. Il quale chiaramente nei prossimi giorni farà un giro per i nostri comuni, diciamo, dell'ambito S8, quindi tutti i comuni della fascia costiera, per siglare un eventuale protocollo d'intesa che garantisca accessibilità alle spiagge pubbliche o quantomeno venga identificata un'area idonea per garantire appunto la possibilità di fruire e di utilizzare appunto le spiagge a tutti in modo autonomo.